un suo collega di lavoro e in realtà insomma non vi somministrerò un quadro storico e politico così ben articolato come quello che ha appena concluso Massimo. Però col fatto che comunque la genesi di questo racconto di Simone è una cosa che mi era stata già raccontata, nel senso che lavorando dicevo, ma sai che ho pensato questa cosa? E quando mi ha raccontato come stava nascendo Morbius, a me mi sono venute in mente tutta una serie di cose. E poi quando me l'ha fatto leggere, dice, ho finito. Dagli un'occhiata, in effetti mi sono accorto che Simone in realtà non è da solo nell'aver svolto questa operazione letteraria, perché ci sono dei precedenti e perché comunque, come quei precedenti, probabilmente c'è dietro il governo di un'urgenza di esprimere qualche cosa che è figlia dei suoi tempi. E Simone e questo libro sono figli dei tempi in cui ci troviamo. È in buona compagnia perché devo dire anche in ambito veloce, molto interdisciplinare. Immaginare cosa sarebbe successo se quel particolare evento fosse andato diversamente da come è andato, una cosa che ne so, vi viene in mente un film come Sliding Doors di qualche anno fa, in cui la chiusura di una porta di una metropolitana in un momento piuttosto che qualche secondo dopo determina la diversificazione di due prospettive di esistenza completamente diverse per il personaggio del film, che era Gwyneth Paltrow, se non erro. Ancora la DC Comics, che per i profani è la casa produttrice di fumetti di Superman e Batman, aveva una, e per lungo tempo ha portato avanti, non so se ancora esista, una collana intitolata What If, che appunto è che cosa sarebbe successo se, in cui in sostanza venivano cambiate tutta una serie di premesse storiche per spiegare quello che stava avvenendo. Penso a Philip Dick, che scrive un racconto pensando se i nazisti avessero vinto la guerra e avessero governato negli Stati Uniti, che era il titolo della svastica sul sole. E penso anche in Italia a un autore come Guido Morselli, che scrisse Contro passato prossimo, gli austriaci praticamente una tavola ante litteram trapanavano un pezzo delle Alpi, spuntavano alle spalle delle truppe italiane, le sconfiggevano e l'Italia così magicamente si trasformava in un paese civile. Stesso Guido Morselli poi avrebbe anche scritto un'altra storia distopica come Roma senza Papa, in cui un Papa un po' stanco anche della città in quanto tale, come molti romani, decideva di andare a svernare a Zagarolo e quindi sostanzialmente tornava a Roma soltanto per l'Angelus. Però tutte queste citazioni in realtà ci fanno capire che Simone è in compagnia, nel senso che probabilmente neanche ci pensava mentre lo stava facendo, ma questa è un'operazione che in letteratura avviene. E può avvenire in base a che cosa? Per quello che io so di lui, io credo in base ad una sensibilità che ha determinato questa specifica urgenza. E qual è la sensibilità? La sensibilità è quella che comporta quando tu ti guardi attorno, come immediata reazione, immaginare un mondo differente da quello in cui ti trovi. E non è un esercizio di stile o un esercizio che si fa appunto perché la fantasia è bella e quindi noi la usiamo, perché non è che poi usiamo tutta questa fantasia probabilmente nella nostra quotidianità, ma è un'urgenza che probabilmente nasce dal disagio che si ha a vivere in quella che è la reale contemporaneità, appunto, che si attraversa quotidianamente. Poiché la sua io la conosco abbastanza bene, che perlomeno 5-6 ore al giorno condividiamo esattamente le stesse operazioni, le stesse cose fatte e la demenza profonda che poi è dietro a quella cosa che nobilita l'uomo, o almeno così ancora si dice, è una cosa che mi ha fatto molto effetto, mi ha fatto sentire molto vicino a lui e a quello che ha scritto e per quello che mi riguarda credo che in qualche modo renda giustizia a tutti quelli che qui dentro sperano che le cose possano andare meglio, che possano cambiare in meglio. E possono cambiare proprio radicalmente. E immaginarsi alla fine Piazza San Pietro, in cui la basilica cristiana viene sostituita da un tempio pagano, e pensare che comunque il mondo di Morbius è un mondo forse persino pacificato rispetto a quello che noi ora stiamo vivendo, è una cosa che in qualche maniera a me da romano ha creato conforto. Perché immaginare Roma diversa da com'è, che è eterna, è in realtà piuttosto complicato ed è curioso e sintomatico il fatto che in fondo lo abbia fatto lui, che non è uno scrittore di professione e non lo abbia mai veramente fatto, appunto tranne un po' Morselli, immaginandosela senza Papa, nessuno scrittore titolato o comunque insomma che si sveglia la mattina per scrivere, va fondamentalmente, perché lui si sveglia la mattina per fare tutt'altro.
Quindi io insomma un'altra cosa che vorrei sottolineare, che è una cosa che mi piace sottolineare perché so che a lui farà piacere, ha fatto piacere anche a me, questa è una cosa fatta in maniera assolutamente autarchica e autonoma e segue perfettamente l'estetica del punk, che è DIY, cioè do it yourself, fatelo da te. Fatelo da te se non pensi che un editore ti possa stampare. Fatelo da te perché tu senti di doverlo fare, quindi devi assecondare l'urgenza. Fatelo da te perché è meglio se lo fai da te per poter dire qualcosa che non dire quella cosa perché non hai il supporto per poterla dire. Ed è per questo che Simone mi ha convocato anche per scrivere l'introduzione, quindi troverete pure le mie parole all'inizio, soltanto all'inizio per fortuna, qua dentro, che in qualche maniera vanno anche a sottolineare questo, cioè al fatto che poiché aveva un'esigenza, l'ha assecondata a prescindere dalle strutture che avrebbero supportato l'esigenza di dire. In fondo è una riaffermazione light della libertà di parola.